tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di questa novità di L'Oreal, che è il mascara Fossil Superstar. È un mascara doppio, con fibre, effetto push up spettacolare. Ho trovato questo prodotto pochi giorni fa in profumeria, al prezzo anche in offerta di 9,90 euro. Il prezzo consigliato è comunque di 15,90 euro. Io sono una grande utilizzatrice di mascara, mi sento quasi nuda quando non ho il mascara, ma in questo momento in realtà questo prodotto non avrei voluto acquistarlo, per due motivazioni. La prima è che in passato, non ricordo quale, ma ho già utilizzato un prodotto doppio, diciamo, con la base, e non ho un buon ricordo, in quanto la base era molto densa, diciamo, attaccava le ciglia, e poi il nero non copriva bene, diciamo, la base bianca, quindi diciamo un pessimo ricordo. E poi c'è da dire che in questo periodo sono proprio in love, cioè ho una storia d'amore con l'Ultra Jazz Curl di Sephora, perché con pochi gesti mi dà tutto quello che cerco in un mascara, perché le volumizza, le incurva, le definisce, cioè mi piace questo mascara particolarmente, cerco sempre lui, però alla fine ho ceduto anche per il piacere di potervi parlare di questo prodotto. L'Oreal con questo mascara promette, diciamo, un risultato mai raggiunto con un mascara convenzionale, quindi diciamo volume al massimo, massima definizione, massima incurvatura con un nero super intenso, e attraverso due passaggi: prima l'applicazione della base bianca, che come una guaina avvolge le ciglia, le ispessisce e quindi le volumizza, e poi il secondo passaggio è invece l'applicazione del top coat extra nero, ricco di fibre, che quindi diciamo veste le ciglia di un nero intenso, le allunga, le volumizza e le incurva. E per quanto riguarda il packaging, come vedete è molto elegante, è praticamente un po' più lungo dei mascara tradizionali, perché ovviamente ha il doppio scovolino, però c'è da dire che l'impugnatura è molto comoda perché è ergonomica, vedete che è più sottile al centro. Io l'ho utilizzato tutta la giornata di ieri e stamattina l'ho riapplicato senza null'altro, cioè sugli occhi ho solo questo mascara, proprio per cercare di farvi vedere al meglio l'effetto. E considerate che le mie ciglia sono assolutamente nella media, cioè le mie ciglia sono diciamo sottili e mediamente lunghe. Spero che si riesca a vedere bene il risultato. E ho seguito perfettamente le istruzioni, per cui ho applicato prima di tutto, ovviamente ho aperto l'altra parte, comunque ho applicato subito, sì, subito, prima la base bianca, questo è lo scovolino. La base bianca, che è stata per me una piacevole sorpresa, perché non è assolutamente come quella che ricordavo, ma anzi ha una formula molto cremosa e fluida, e le ciglia risultano veramente in 2 secondi volumizzate, raddoppiate. Per dire la verità, io ho fatto ho passato due strati di base bianca, proprio perché per diciamo dare un effetto più strong al volume delle ciglia. Non c'era nessuna indicazione per quanto riguarda il tempo diciamo di attesa tra un passaggio e l'altro, ma io ho atteso circa 4-5 minuti, finché comunque toccandole le ciglia non le ho sentite completamente asciutte. E dopodiché sono passata all'applicazione del top coat nero. Vi faccio vedere anche in questo caso lo scovolino, che in questo caso è curvo, perché ovviamente deve favorire proprio la curvatura delle ciglia. Spero si veda bene, ed è un nero pigmentatissimo e, contrariamente a quanto pensavo, assolutamente si copre semplicemente la base bianca e si fondono abbastanza bene, allunga e definisce le ciglia, risultano subito ben distribuite e ben disegnate e non fa grumi. Non ho notato diciamo un particolare effetto volumizzante e incurvante, ma sicuramente positivo per quanto riguarda l'allungamento e la definizione, e senza appesantire le ciglia, che restano comunque morbide anche dopo l'applicazione, e anche dopo l'applicazione di 2 strati di prodotto, quindi del top coat, le ciglia comunque rimangono separate, quindi
quindi non si attaccano l'una all'altra. Mi sembra comunque che il risultato sia abbastanza notevole, non da diciamo, dare l'effetto sicuramente delle ciglia finte, ma diciamo, apre lo sguardo, è comunque un risultato che mi piace. Considerate che non c'è null'altro sull'occhio, quindi voglio dire, è comunque un bel risultato. Che cosa volevo dirvi a proposito di questo mascara? Che in ogni caso si rimuove anche facilmente, perché ho provato ieri sera con le salviette di Sephora, quelle tonde specifiche per gli occhi, e non ho avuto nessun problema anche per quanto riguarda la rimozione. Io sono partita, diciamo, pessimista quando ho provato, diciamo, questo mascara, però devo dire che mi sembra un ottimo prodotto, considerato inoltre che avevo un po' di timore per la presenza delle fibre, perché io porto le lenti a contatto, per cui i prodotti con le fibre per me sono problematici. Ho acquistato infatti con grande entusiasmo il Lash Extender di Paola P, ma non ho potuto mai utilizzarlo con piacere, perché ho provato in 2 o 3 occasioni, ma non c'è niente da fare, le fibre mi finiscono negli occhi, quindi non ho potuto utilizzarlo, mentre questo sinceramente non mi ha dato problemi né durante l'applicazione, né ieri, diciamo, nel corso della giornata, né ieri sera durante lo struccaggio, quindi assolutamente da questo punto di vista non dà problemi ai portatori di lenti a contatto. Per cui, se cercate un mascara di fascia media, quindi di medio costo, che sia, diciamo, abbia un potere allungante di definizione sulle ciglia, io penso che l'avete trovato. Se invece puntate tutto sul volume e sulla curvatura, forse non è il prodotto giusto, però considerate sempre che ovviamente si tratta di opinioni strettamente personali e legate, diciamo, alle ciglia di partenza, insomma alle mie ciglia, e considerate inoltre che, essendo un prodotto, diciamo, doppia fase, diciamo di un doppio step di utilizzo, non dovete utilizzarlo quando avete fretta, perché necessita comunque di tempo per l'applicazione. Vi volevo, come sempre, specificare il nome del rossetto che indosso, che è il Jetem di Marc Jacobs, di cui spero di parlarvi approfonditamente nel video successivo. Io spero di esservi stata utile, vi invito a iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.